Oggi preparo con voi di nuovo il ragù bianco. Ci faccio le tagliatelle ed apporto alcune modifiche rispetto alla vecchia ricetta che probabilmente avrete visto qualche settimana fa. Siete pronti? Iniziamo! E allora, per prima cosa, in un tegame capiente o in un wok, come vedete, mettiamo dell'olio extravergine d'oliva. Lo facciamo riscaldare ed una volta caldo mettiamo 3 quarti di carne di bovino e 1/4 di carne di suino. Mettiamo a fiamma alta e facciamo rosolare la carne. Ci vorranno 7-8 minuti. Mentre la carne rosola, per comodità nel mixer metto la carota, il sedano, uno spicchietto d'aglio e la cipolla. Per una volta messo tutto, frullo. Perfetto, non bisogna frullare tantissimo. Passati poco più di 7-8 minuti, diamo una veloce mescolata e lasciando sempre a fiamma alta sfumiamo con il vino bianco. Lasciamo a fiamma alta e facciamo evaporare. Ci vorranno altri 6-7 minuti. Bene così. A questo punto mettiamo le verdure mescoliamo bene. Ora mettiamo le foglie di alloro, il sale, il pepe nero. Mescoliamo bene e facciamo cuocere a fiamma alta alta per altri 7-8 minuti, mescolando frequentemente. Perfetto, a questo punto ho messo sulla fiamma più piccola, non avrebbe avuto senso lasciare lì. Do un'ultima mescolata e poi metto la fiamma al minimo, aggiungo il latte. Mescolo bene bene. Ok. Ora copro col coperchio e lasciando a fiamma bassissima faccio cuocere per 4 ore, mescolando di tanto in tanto. E allora sono passate più di 5 ore. Guardate qua. Ora trasferisco il ragù, quello che mi serve, in un'altra padella. Ora salo l'acqua e metto a cuocere le tagliatelle. 30 secondi prima della fine della cottura della pasta la trasferisco in padella e piano piano mescolo. E faccio insaporire bene bene. Lasciatevi da parte sempre un bicchiere d'acqua di cottura nel caso dovesse occorrere. Ok, ora metto un po' di parmigiano. Ultima mescolata. E assaggio con voi, come al solito, direttamente da qui. Boh, lo so. Fate questa ricetta e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto mettete un like, condividetelo. Se siete su YouTube cliccate qui sotto per iscrivervi al canale o qui sopra su Segui se siete su Facebook. Io per il momento vi saluto e vi auguro buon appetito.